Ciao a tutti, oggi vi parlerò delle distribuzioni Linux più leggere che ci sono, diciamo, nel contesto di Linux. E ho preso un blogger riferimento per vedere questa lista di 10 distribuzioni che sono leggere, quindi con ambienti grafici ideali per computer più datati, e che in certi casi possono compensare il fatto che Windows magari 7 non sia più supportato e già da tempo non è più supportato, o qualche computer che ha una RAM limitata e un Pentium come processore un po' vecchio, una sorta di 3 prima seconda generazione, o un Pentium 4. Diciamo che non hanno, diciamo, la possibilità di compensare sia dal lato memoria che dal lato della CPU a un ambiente grafico moderno. Allora, iniziamo da Linux Lite, che qua vediamo nel blog, ed è una distribuzione che si basa con l'ambiente grafico XFCE e come base a Ubuntu e Debian come base, più che altro Ubuntu, e va con l'LTS di Ubuntu. Avendo l'ambiente grafico XFCE, ovviamente c'è una leggerezza già grafica, più alcune soluzioni che anch'io cioè, ho visto direttamente di persona. Ho visto scaricando una ISO che è leggerissima, ha dei programmi base tipo editor di testo o programmi, diciamo, di accessori vari, di visualizzatore, scusate, di immagine, del gruppo di quei programmi che sono leggeri e quindi non appesantiscono il sistema. Quindi dalla base grafica ai programmi è tutto fatto, diciamo così, tra virgolette, al risparmio, ma esteticamente non ha niente da invidiare anche funzionalmente ad altri sistemi operativi. Ultimamente aveva anche un supporto a 32 bit, ma non credo che l'avrà più, almeno dall'Ubuntu 20.04. È attiva come sviluppo e vi dà un requisito minimo del sistema di 1 GB di RAM, ma io dico sempre 2 GB, perché 1 GB di RAM ormai mi sa che non è più cosa, che se utilizzate un browser qualsiasi, già 1 GB metà se ne va. E poi abbiamo Puppi Linux, che secondo me una volta era quello proprio leggero per eccellenza, la distribuzione proprio leggera per eccellenza, ma che ultimamente si è un po' appesantito. Ho provato anche questo per i fatti miei e ho notato che la RAM di consumo è già sui 400-500 MB con l'ambiente grafico JVM. E quindi è abbastanza pesante per essere un JVM, quindi un Windows Manager come ambiente grafico. Mi è sembrato, ripeto, abbastanza pesante per essere una distribuzione per economizzare per l'hardware. Comunque Puppi Linux fa parte di questa lista di 10 distribuzioni in questo blog. A me fa tanta simpatia questo sistema operativo, è basato anche questo su Ubuntu come base, è basato su Ubuntu, però è anche su Slackware, e anche mi sembra su qualche altra distribuzione. Vediamo qua. No, è basata solo su Slackware e Ubuntu, però più che altro si utilizza Ubuntu. Vediamo cosa c'è scritto qua. Non c'è più la 32 bit perché ormai è basata su 20.04 di Ubuntu. E anche qua vi consiglio 1 GB di RAM. Io dico sempre minimo 2 GB di RAM. 1 GB di RAM ormai non è più cosa fattibile.
Ovviamente è veloce anche un GVM, però mi sembra che consumi troppo le risorse. È un po' anche problematica per quanto riguarda la connessione Wi-Fi. È più che altro anche per quella dell'hotspot del vostro cellulare. Ho visto che l'hotspot del cellulare bisogna configurarlo, bisogna perderci abbastanza tempo e bisogna vedere anche se poi riesce a prendere. C'è un gestore di pacchetti che si chiama Puppy Package Manager, che è una sorta di Synaptic, però fatto in modo, diciamo, diverso, particolare. E si può utilizzare anche con la chiavetta stessa in live, facendo la persistenza, e potete decidere che persistenza mettere, dai 512 MB di RAM a 1 GB, 2 GB, insomma, non di RAM, scusate, di memoria allocata nella chiavetta come persistenza. Dopodiché andiamo su Bunzl Labs Linux, che io ho utilizzato per un certo periodo e mi è piaciuto abbastanza. È basata su OpenBox ed è proprio, diciamo, spartana. E si basa su Debian. Debian è fermo su Debian 10, quindi bisogna riflettere prima di scaricarla perché il supporto è un po' limitato. Che Debian invece è già abbastanza vecchio, e quindi abbiamo Bunzl Labs che è praticamente OpenBox, come ho detto prima, c'è la TINT2 come barra, è un Conky che vi aiuta a vedere gli sviluppi e l'utilizzo del sistema operativo. Vediamo la fotografia, appunto, come abbiamo visto le fotografie di Puppy Linux e di Linux Lite. Poi c'è l'Ubuntu come quarta distribuzione, l'Ubuntu che ormai si basa su LXQT, non è più LXDE. LXQT che risulta che è un po' più pesante dell'LXDE, io preferivo LXDE, che l'Ubuntu lo scaricavo proprio per questo fatto, perché avevo un computer molto datato e ci utilizzavo LXDE. Però pazienza, ormai è su LXQT che, diciamo, ad una versione ancora fresca, diciamo, di versione, perché è nata da poco, però è basata, appunto, è una sorta di KDE in miniatura. Poi dopo l'Ubuntu, che ormai è al limite della leggerezza, che non è che sia poi tanto leggero. Poi ci abbiamo questa Linux basata, Absolute Linux, che è basata su Slackware. Slackware è usata da poche persone, pochi utenti, perché, diciamo, è una distribuzione abbastanza antica. Però non è così famosa come Ubuntu, come Arch Linux o come desktop Fedora, Red Hat, quella che è restata abbastanza indietro, diciamo, nel concetto dell'utilizzo dell'utente medio, ed è con ASVM, ed è abbastanza leggera, veloce, insomma. E abbiamo come Windows Manager abbiamo, scusate, il File Manager. Come File Manager abbiamo il ROX, che è minimale, è abbastanza minimale. I pacchetti, il gestore dei pacchetti in questo caso è slapt get. Slapped. E poi c'è Antix è basato su Debian, è il ramo stabile del Debian, e abbiamo IceVM anche qua, come IceVM, cioè praticamente la ISO si compone di IceVM, Fluxbox, e ROX desktop, e quindi ci sono questi Windows Manager e File Manager,
vi offre, diciamo, un utilizzo abbastanza veloce, abbastanza tool, opzione, riconfigurazione, insomma, conosciamo benissimo, ne ho parlato anche nel canale. E vediamo la schermata di Linux, di Antix. Poi abbiamo LXDL che è da tanto che non viene più rilasciata, è ferma alla 18.04 di Ubuntu come base, e la LXDL si basava sull'Ubuntu, quindi è abbastanza fuori tempo. Non so se la faranno ancora LXDL, perché ovviamente o continuerà in un prossimo rilascio essendo attiva nell'XDE, in quel caso sarà una bella alternativa al vecchio Ubuntu. O non so se scomparirà di scena o si andrà a uniformare a LXQT. E poi abbiamo Porteus Linux su Slackware, anche questo come quella precedente che ho detto inizialmente. Ed è con il vecchio KDE4, quindi vi dà la possibilità di riutilizzare un KDE4 che è ancora attaccato al KDE4 sentimentalmente, anche come funzione, perché penso che aveva i suoi punti di forza, perché è anche più leggero del KDE5, quindi il plasma KDE4. Quindi potete avere questa esperienza con questa base Slackware. E quindi la ISO è di solo 300 MB, quindi sarà un'installazione, secondo il mio modesto parere, con la linea, avendo la linea internet, durante l'installazione magari installate i vari programmi e pacchetti. E qua si vede il KDE4 che è su Porteus. Poi c'è come nona distribuzione Q4 OS. È una distribuzione che sempre si rivolge ai vecchi computer, dove c'erano XP, Windows 7, che non si può più utilizzare, non si può dire più che uno va là perché noi, per alternativa a Windows, no, perché proprio Windows non ci gira più, quindi rimane Linux da utilizzare. È un sistema operativo moderno, insomma, qua di casa. E poi abbiamo il Trinity Desktop, che è una sorta del Trinity Desktop, è un KDE3, se proprio vogliamo essere, diciamo, vogliamo specificare più o meno che cosa può essere, quindi addirittura precedente al KDE4. Allora, e vede anche del tema che ricorda un po' XP. Come ultima distribuzione vi parlo di MX Linux, che avete visto anche nel mio canale, anzi vi invito ad andare a vedere qualche video di MX, ed è praticamente basata anche questa come Antix su Debian. MX è una sorta di cugino di Antix. Diciamo che gli sviluppatori sono gli stessi, però divisi in chi sviluppa MX e chi fa Antix. Su base Antix hanno sviluppato MX, che si basa sull'ambiente grafico XFCE. Non è leggerissima, però ovviamente è piena di risoluzione. Se volete, diciamo, su un computer vecchiotto, una distribuzione che vi dà la possibilità di poter assaporare un ambiente grafico gradevole e funzionale, insomma, MX è il massimo che ci potete mettere. Qua c'è una schermata. MX è anche in versione Fluxbox, quindi potete utilizzare nella stessa ISO sia Fluxbox che MX con XFCE, che è l'ambiente grafico default. Poi nella sessione potete decidere. E allora, praticamente queste sono le 10 distribuzioni che abbiamo visto, che sono leggere e quindi consigliabili per sostituire un Windows 7 o un Windows XP in computer abbastanza vecchi. Chiaramente
chi aveva un Windows XP in quel computer che sarà abbastanza vecchio, cioè dal 2001, 2003, 2004, insomma così, dovrebbe un po' aumentare la RAM e portarla magari a 2 GB, perché ripeto, 1 GB ormai non serve neanche più. Io ho un computer, un piccolo laptop 9 pollici di schermo, che l'ho messo in cantina perché con 1 GB di RAM posso solamente utilizzarlo fuori linea e quindi mi serviva solamente per stampare delle cose. Ora è messo addirittura in cantina, anche perché è un 32 bit e poi non si può neanche, diciamo, rinnovare come hardware perché non si trovano più neanche i pezzi. E questo è tutto. Allora, fatevi un'idea, diciamo, andate a scegliere quello che vi interessa di più di queste 10 di distribuzione che vi ho detto. Cercate su Google, basta che cercate, che so, Antix Linux, oppure che so, Porteus, quello che vi ho detto, e andate a vedere come sono fatte e potete anche provarle scaricandolo. Chiudo qua questo filmato, sperando sia stato utile per chi è ancora indeciso su cosa mettere sul computer abbastanza obsoleto. E a un prossimo filmato. Ciao ciao a tutti.